vai, vai, vai. Bravo. Questo pallone poi lo allarga per Schelotti in area di rigore, c'è Parra solissimo, la palla gli arriva, Parra, Andanovic con una parata. Interventi miracolosi, d'altronde l'avevamo detto, guarda che bella parata, allungandosi. Rimette nell'area dell'Inter, beh, però non c'è nessun compagno. Dell'argentino, Scaloni, con le mani Andanovic. Alvarez, Miasso, palla per Girardino, poi pazienza di prima, cercare ancora Gagliardini con il petto per Girardino che va col destro, la parata di Andanovic, grande azione del Bologna. Che combinazione tra le punte, che arrivano molto bene a concludere. Andanovic ci arriva. Questi volte Girardino si alza bene a colpire di testa, palla a colpe di Bologna, Alberto Girardino, la risposta è c'è un passaggio per le grottaglie, Andanovic vola come Superman con un braccio alto e la mette. Troppa sofferenza per l'Inter per portare a casa questo risultato, ha avuto le occasioni per chiuderla, però il Catania è una squadra che parte. Rigoni, Andanovic, che risposta Zarra, eccolo il destro di Marconi, non è però la mano di richiamo riesce a prendere questo pallone, calciato anche abbastanza bene, è vero, cadu. Va Rada Andanovic, copre il suo palo, salvando l'Inter, finisce sul suo palo, lui non prende gol, super spot. Accelera ancora Ivo Pinto, ora in area, buona la giocata di Ora che si allunga il pallone, Andanovic lo stoppa, poi Pereira in rimessa laterale, ha rischiato qui sul tanto, è interessante quando gioca nel suo ruolo, prima schierato, riesce a liberare, palla che schizza verso Ora. Clamorosa, è quello che ho detto su Ora, perché onestamente da quella posizione di Pizzarro si ha la possibilità con l'interno, viene in mezzo verso il secondo palo, tira molto forte, andando c'è un gioco valente, cerca in area capitano, se Cambiasso forse tradito dal rimbalzo, ma la conclusione di Andanovic, tiene il pallone sul tentativo di Camino. Thank you.
palla dentro, Jovetic, la parata di Handanovic. Che parata, che azione ancora una volta, è Pasquale che... Portieri al mondo, direi, in questo momento lo possiamo comodamente considerare. Su Cambiasso, bravo Bertolacci, trova Immobile, al limite vuole liberare il destro, Immobile, Handanovic. Primo intervento della partita. Lavoro del Genoa. Il grande lavoro di Bertolacci per Immobile, che si libera per la conclusione, sceglie di piazzare e non sceglie la potenza. Ranocchia, resiste Immobile, pesca anche bene, Cusca quasi in zona tiro. Prova a dare la palla dentro per Rossi, che è in posizione regolare. Rossi davanti ad Handanovic, strepitoso in uscita, poi colpito anche al volto da Rossi, chiamata subito la panca. Gran palla appunto di Cusca, ma l'ingenuità è fatta difficile di Pereira, che non ha per niente letto questo movimento. E poi paura per Handanovic. Eh sì, perché col ginocchio lo colpisce sulla testa, ma si è già tirato su per tranquillizzare tutti. Che grande portiere. Che coraggio nel far questa uscita. A parte la lettura, no? Quando Rossi ha cercato di caricare la gamba c'era già Handanovic lì e quindi lo ha colpito. Però che coraggio, che forza nell'andare. E Anselmo lì vicini, uno contro uno di Piscitella con Alvaro Pereira. Bel lavoro, bel cross per Immobile. Ancora Handanovic. Non crossa, però torna ad Antonelli, che invece mette il pallone dentro per Borriello. Handanovic, superlativo in calcio d'angolo, il portiere dell'Inter. Qui vediamo la posizione. Viene Guarin nel gioco. Sì, perché Cambiasso si era alzato, il Guarin è rimasto basso, non ha letto la... Cosa ha letto? Bertolacci, un po' di campo da prendersi, in questo giocatore si apre lo spazio per Borriello, ma col sinistro Bertolacci, ma in porta c'è sempre lui, Superman. Il trequartista, perché se Kovacic non è attento, lui ha lo spazio per prendere palla. Che allungherà Pirlo con il destro, Handanovic sulla palla che rimbalzava a gestire il primo pressing. La Juventus poi si apre molto bene il campo. Contropiede della Juventus dalla parte opposta, Marchisio allarga a sinistra, si fa vedere Peluso, dentro c'è Matri, arriva il cross deviato, Handanovic, che finale di Ledesma. Handanovic con grande sicurezza, grande stop, poi la palla per Cassano. Hernanes, uno contro due, Hernanes in area di rigore, Hernanes resiste a una spallata, non può andare oltre Handanovic, che rimette lungo con le mani. Colpo di tacco di Cassano per Handanovic. Da John Terry nella finale di Mosca. Qui Hernanes. Handanovic calcia da Cruz, perché ha calciato molto forte, violento, anche preciso Hernanda. Handanovic non si è fatto sorprendere. Bravo. Hernanes è il giocatore della Serie A Cassina. Vedi, riesce a finire. Bonera spostato da Cassano, ma in maniera regolare. Il traversone verso Handanovic, che fa solo il pallone, ma non insegna di essere. Cassano per esterno, devi allargare prima, ma ha paura di... Scodella, bella marcia, la palla è buona. Handanovic, ben toccato. Il gioco è fermo. Il gioco è fermo. Handanovic strepitoso, visione a questo stacco di testa, guarda, tutto solo l'Inter marca zona. Mamma mia! E poi riesce a finire. Si è
Pellegrino, Handanovic colpito da Balotelli. Del Napoli nel secondo tempo, vedi che la palla come gira velocemente, qui sul rimpallo la palla esce fuori, controllo e sul secondo palo, qui ci arriva bene Handanovic, preciso ma non fortissimo a sinistra. Sei pronti a saltare, la palla è indirizzata verso il numero 11 Canales, facile la presa di Handanovic, cerca subito Coutinho, Coutinho passa con Nere a saltare nell'area dell'Inter, Bertucci sul primo palo, deve distendersi Handanovic, è stato poi avanzato anche la bandierina, yes. Sì, metto ritardo Ramos là. Poi ecco il passaggio filtrante per Arevalo Rios che si gira ancora Miccoli, la conclusione Handanovic, Manuel c'era fuori dall'area, tanto Paziano con il numero 61 nel 1994 metta con il calcio d'angolo non ha segnato, forse da qua si può capire, no, Handanovic è noto. Poi Marchionni, arriva Parolo, zona tiro, il testo di Parolo, Handanovic ancora lui. Troppo bassa l'Inter, a metà campo non intervento sul traletto, spazio in questa situazione, basta un controllo. Calcio forte, ma ancora una volta, sempre attento, Handanovic. Terzo angolo per Eri, uno nuovamente, salto centralmente Sansone che gira per Biavini, in area di rigore, Biavini, Handanovic, mostra ancora una volta. Fantastico. Fuori Schelotto, che non ha certo feeling. Lasciata l'Inter, Šepović porta il pallone, attenzione. Possibilità per Marković che sbaglia, Handanovic è fantastico, Handanovic salva l'Inter sul contro all'inizio del secondo tempo. Questa è l'occasione per Marković per l'1-0, Handanovic fa l'intervento con la mano, riesce Ivanov, difensore bulgaro, buon colpitore, la palla dentro proprio Ivanov, fantastica la parata di Samir Handanovic, fantastica, una parata impressionante perché era tra rigore da rig└└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 ││ Brivido sulla panchina dell'Inter, Stramaccioni seguiva con attenzione questa azione pericolosissima, precedentemente un conciliavolo con Beppe Baresi, soprattutto c'è Totti dalla bandierina, Roma De Rossi, la palla rimane lì, destro, miracolo di Handanovic su Mattia, destro, Roma vicino al pareggio, 34esimo. Poi Toro Sinis sbaglia tutto perché è energistica interista, il calcio d'angolo, eccolo qui, a corpo morto Handanovic su destro e ha salvato la propria porta. Devo dire Stefano che ci sono stati rimproveri per Ricchi, attenzione De Rossi e Benjamin De Rossi, tutto al tiro va a servire destro Florenzi, ancora Handanovic sulla Inter in vantaggio, ma rivediamo De Rossi, stupenda questa giocata a destro Florenzi, una parata che vale un gol quella di Handanovic, l'azione più bella costruita, giocata
va via di forza, la mela nel corridoio, sbaglia, prende il tempo la difesa dell'Inter, si allunga troppo il pallone e Handanovic lo prende, poi Totti arriva, porta vuota Handanovic, che miracolo il secondo di Handanovic. Dottore, a me ricorda Matheus quando fa queste accelerazioni, poi perché ha le stesse accelerazioni e poi calcia in porta il collaboratore dell'arbitro. Spieghiamo perché è fuori gioco perché Osvaldo è andato a ostacolare il rinvio di chi, poi dà in verticale alla mela, arriva Pirris come al solito, la mela si libera per il tiro, eccolo Handanovic, grande risposta, il tiro era forte a Handanovic. Rivediamo qui a Dici Paranocchia da grande attaccante Bianchi. Qui fa una parata strepitosa Handanovic. Fantastica, mano aperta, guarda. Bianchi in controtempo anche lui. Deve sul palo, ma ecco. Sarà il capello d'oro, Vives. Attenzione, scappato Meggiorini. Meggiorini, fatto il tiro. Handanovic. Ancora Meggiorini, questo è il vantaggio sul Let's go.
Pirlo. Parole perché spesso in Italia abbiamo questo tipo di atteggiamento solamente nel secondo tempo, quando per stanchezza si allungano le squadre o magari una squadra di sbaglio. Carmona, il cross in aria, Andanovic con il Matte Cigarini, esce Andanovic con un pugno. Vedete che spazza via. Lancio lungo dalla parte di Cristaldo, attenzione, esce Andanovic di testa in fondo laterale. Ha segnato un po' lunga la rimessa laterale, il cross di Diamanti, colpo di testa a coprire di Juan e poi l'arrivo di Andanovic che fa ripartire dentro l'area. Di Schiavanti, va Diamanti e Andanovic chiude quel palo, lui però vedi si muove in anticipo, vede partire la palla, si allunga molto bene, però l'angolo l'aveva trovato Diamanti. Sinistro un po' troppo lungo, c'è Juan, pallone però controllato da Bianchi che prova il destro, Andanovic. Abbiamo visto due cose straordinarie. Tyder, esce Tyder nel primo tempo, ha rischiato e come di essere espulso in occasione del gol. La prima conclusione è buona, ancora straordinario questo di Lopez che guarda, guarda e mette la palla perfettamente. Hernanes non ci riesce ad arrivare. Acqua fresca, calcio, prima attenzione. E qui Andanovic, mamma mia, qui è incredibile, guarda come gattona quasi per riuscirsi a buttare in avanti. Di Lodi Fazzidis, il pugno di Andanovic da anticipare Gilardino che aveva cacciato malissimo poco fa. Pirlo proprio lì, Andanovic in tarda serata, se volete tutto su Sky Sport 24. Il pallone è geniale per Carlito Steves, arriva a traversone Vidal, Andanovic. Palacio, poi dentro il pallone per Tevez, Andanovic, due volte Andanovic, miracolo di Andanovic di Tevez. Thank you.
Ramarcato spunta dalle spalle, qui è difficile per Handanovic perché è improvvisa questa deviazione, no? Lui vede Ranocchia che è davanti, non è angolatissimo. Brasiliano va a sfidare Samuel, lo lascia sul posto, grande azione, c'è Keita al limite si butta dentro, Keita con il sinistro, Handanovic stende, mette il calcio d'angolo. Sull'esterno verso l'interno il diretto avversario, questo costringe sempre a temporeggiare chi lo affronta. Altro tipo di giocata, ecco, lo rivediamo bene, vedi anche Ranocchia lo manda sull'esterno. Pereirinha pensa al tiro, ci ripensa e poi scarica. Felipe Anderson vede la porta, deviazione, miracolo con i piedi di Handanovic. La deviazione rotonda del portiere dell'Inter, guarda, lo rivediamo bene, che la palla cambia direzione ma non di tanto. Close, continua però la pressione della Lazio, una serie adesso, Pereirinha, ancora un cross, Handanovic ci distende. Con le mani metti in movimento Milito, Felipe Anderson, Candreva, non li può calciare, infatti prova. Felipe Anderson, ancora Felipe Anderson, Handanovic, serie di parate di Handanovic, poi Keita rimette dentro, c'è Samuel che mette fuori, palla sul destro, poi riesce a calciare trovando l'angolo alla destra, dentro, è troppo lungo, è ancora un tentativo di Felipe Anderson, calcio dell'Europa League contro un Legia Varsavia, errore grave, dal dischetto, una sfida contro un Ludo Goretzka. Keita, Candreva al cross, il tuffo Handanovic. Uscire, palla tagliata, il colpo di testa, il miracolo di Handanovic su Parolo, che parata di Handanovic, parata strepitosa. Cassano contro Handanovic, va Cassano, Handanovic fa sulla respinta, non riesce a segnare il Parma. Ma veramente grande gesto, reattivo subito, poi anche un po' di fortuna, ma ci sta in questa circostanza. Era anche forte la sotera, un po' centrale però, diciamolo, il rigore di Cassano. Molto, molto simile a un'idea, punta Cambiasso, il cross, Handanovic con un pugno, palla ancora buona, si coordina Parolo, calcia sul secondo palo. Accelera l'olandese, del sinistro morbido a cercare Florenzi, Handanovic strepitoso, Cervinho, parte velocissimo di Mariano, vola Cervinho verso l'area di rigore, incredibile Cervinho, lo tengono Cervinho, in area di rigore Cervinho, Handanovic super. Ancora gli Ainz, da Cambiasso, gli Ainz, grande qui, è un bel pallone, Handanovic.
Andanovic. Parte Maxi Lopez e la parata di Andanovic. Carica il destro, la parata di Andanovic, una parata pazzesca su un braccio. È riuscito a liberarsi, più veloce anche per Milan. Palombo, parte Sansone con il sinistro, ancora Andanovic, ma cosa ha preso? Cross verso Soriano, ancora Andanovic, Immobile, che Berardi, Andanovic, una risposta qua. E qui riceve la palla, guarda, fa finta e poi calcia talmente forte, bravissimo, altrettanto bravo Andanovic. Martigno va via, nere di rigore, un rimpallo poi da fuori Turpe, Andanovic, Romulo, Andanovic due volte, bel tiro questo di Turpe, lo rivediamo ancora da qui perché ci dà ancora di più la sensazione di quando fosse angolato. Poi sotto le gambe a Toni, sì.